attimo! Ma si può sapere che cazzo era? Mai visto niente del genere! Era come uscito da un incubo! Lo sguardo perso! Quella bocca spalancata! Per fortuna è andato via! Ho rischiato grosso! Se mi avesse raggiunta! Era così vicino! Hai preso un bello spavento! E anche noi! Ma almeno siamo riusciti a scappare! Non so come, ma so che grazie al cielo ho trovato la forza di reagire! Sei stata brava, molto brava. Quel mostro, qualunque cosa fosse, è ancora in giro. Forse ci sta anche seguendo. Era in catene. Proprio come la donna che è finita in acqua. Io non credo che sia una coincidenza. Voi sapete dove sono andati Taylor e Daniel? Non possono essere lontani. Andiamocene da qui. Possiamo andare? Non mi sento sicura. Dobbiamo andarcene. Quel mostro è ancora qui. Meglio allontanarci da quel ponte. Io dico di allontanarci il più in fretta possibile da quella creatura orrenda. Daniel e Taylor avranno avuto la stessa idea. Nascondiamoci presto. Merda! Stai bene? Stupido vecchio. Non si può stare in pace. Io dico che è meglio se non ci vede. Parliamo di quel che ha detto quella donna prima che l'affogassero. La bambina va fermata. Parlava di come fermare i processi alle streghe. Non ne sono sicuro. Coraggio, andiamo. Entro a dare un'occhiata. Come stai? Mi chiedi se va bene? Aspetta, fammi pensare. Un mutante radioattivo ha tentato di affogare gli altri.
Sono ancora un po' scosso dall'incidente. Già, dimenticavo. Ci siamo anche schiantati. Beh, di bene in meglio. Cos'è stato? Niente, credo. Ho sentito qualcosa. Non mi piace affatto, cambiamo strada. Si passa solo da qui. Bel sentiero turistico. Spero di non tornarci mai più. Ehi, vieni qui. Devi vederlo. Quel mostro potrebbe essere ancora qui, dentro all'acqua. Ma è impossibile, ormai l'abbiamo seminato. Per forza. Merda! Vai avanti tu, ok? Tu pesi la metà di me. Vai per prima. Non attraverserò mai questo ponte pericolante. Se vuoi raggiungere gli altri, non c'è scelta. Bene. Andrò avanti io, seguimi. Sempre che il ponte non crolli. Sì, d'accordo. Hai visto? Andiamo via. Daniel! Tieni giù quelle mani! Silenzio, vi prego. Sono qui, Tabitha! Mary, la fonte di ogni male si trova qui. Quella bambina è malvagia. Io non capisco. La mia adorata Amy lo ha rivelato giunta in punto di morte. Per porre fine al male, Mary deve essere fermata. E tu chi saresti? Perché somigli tanto a John? Temo di non saper rispondere. Forse io stesso sono vittima di sortilegio. Oh, eccola qui! L'ho trovata! Come l'hai ottenuta? L'ho creata con le mie mani. Lasciala a me per il tuo bene. A Little Hope covano in segretezza sospetti e tradimenti. Nessuno di noi è al sicuro. Io ti imploro! Vorrei tenerla! Niente. I telefoni non vanno. Bene, questo significa che siamo intrappolati qui. Novità degli altri? No, nessuna.
Spero solo che stiano bene. È strano che l'autista non si veda. Dove può essere? Perché non ci lasci in pace? Credo... sembra quasi che voglia essere seguita, sai? Hai ragione. Seguiamola. Anche lei è coinvolta. Pensa a quelle due bambine. Una è del passato, mentre questa appartiene al presente. Magari la bambina che abbiamo visto è un'immagine speculare di quella del XVII secolo. Non aspettiamo Daniel e Taylor. Se avessero preso questa strada, sarebbero qui. Sta in guardia. Chissà cosa ci aspetta. Ehi, aspettaci! Ah, via! Ah, è disgustoso! Ragazzi, ci siete? Angela! Merda! No! Non si meritava questa fine. Siamo rimasti io e te. Almeno finché non arrivano Taylor e Daniel. Ehi! Qualcosa sta bloccando la porta. Potresti darmi una mano? Questo sembra un museo di qualche tipo. Si trova lì. Tranquillo. Non mi piace per niente. Fai molta attenzione. Non voglio che qualcun altro faccia la stessa fine di Angela. Ne sei proprio sicuro? Farò tutto quello che serve per proteggere entrambi. Appena usciti da qui, raggiungeremo gli altri. Sempre se ne usciamo vivi.
perché quella bambina gira sola. È strano. Avrà qualcosa a che fare con Mary? Sicuramente. Ma non ho ancora capito in che modo e perché. Questo era il motivo del processo. Una congrega di adoratori del diavolo. Già. E la piccola Mary ha denunciato tutti. Deve essere la bambina che gira. Ehi! Guarda che cosa c'è! L'ho già vista prima. Dove? Lungo la strada del bar dove ci siamo fermati. Io e Angela l'abbiamo raccolta da terra pochi minuti prima che incontrassimo Mary. Interessante. Dici che volesse portarci qui apposta per questa? Guardiamo con più attenzione. Che diavolo, professore! Ho sentito tante di quelle storie che raccontano di come gli spiriti si legano agli oggetti. Ma certo, nei film. Vedi di andarci piano. E se fosse in qualche modo legata allo spirito di Mary? La bruceremo. E così potrebbe essere che finisca tutto. Vedila in questo modo. E se bruciare la bambola facesse infuriare di più la bambina? Hai ragione. Eppure sembrava così reale. Sentivo di essere lì.
È lo stesso processo che abbiamo visto al commissariato. Una somiglianza inquietante. Di qua si esce. Dove si è cacciata la bambina? Prima ci porta qui, poi scompare. Forse il suo piano era proprio questo, condurci alla bambola. Ha funzionato? Non ne sono sicuro. È quasi scarico. Tanto qui non prende nulla. Sentito? Forse ho sentito qualcosa, non so cosa. Ragazzi! Professore! Siete qui dentro? Perché non ce ne andiamo? Dove sono gli altri? Si saranno persi come noi. Ci staranno cercando? Forse. Ad Angela non verrà mai in mente di cercarmi. Questo è sicuro. È vero, ha un brutto carattere. Ma non è cattiva. Ne sei proprio sicuro? Sì, la conosco da tempo. Da molto più di voi. E ha avuto una vita difficile. Ma è una brava persona. Sì, può darsi tu abbia ragione. Mi gioco $10, non c'è nessuno. Io non mi avvicino. Comunque, è l'unico edificio che c'è in zona. Cerco un'entrata? Sì, come l'hai cercata per entrare nel negozio? Fai lo scassinatore come hobby? No, ma in una vita precedente sì. Da qui non si passa. Ehi, hey, Taylor! Guarda qui! Vedere cosa? Ma pare abbandonato da parecchio. Oh, già. E mi davi $10? Eh no, non ho accettato la scommessa. D'accordo. È allentata. Posso forzarla in un attimo. Se vuoi, litighiamo su chi deve entrare per primo. Ma sappiamo come finirà. Giusto. Di certo. Oh!
Ma che cosa? Oh, cazzo. Ehi, vacci più piano, non si picchiano i manichini. Simpatica. Su, vieni dentro. Forza, di qua. Sembrano così veri. Fanno paura. Che c'è? Forse io ho visto qualcosa. Dove te ne vai? È una pessima idea. No. Dove sei? Sei tu? Taylor! Taylor! Non può aiutarti. Rinuncia ai partiti. E il tuo re, l'unico e onnipotente figlio. Taylor! Stai bene? Cosa succede? Andiamo! Che è successo? Sentivo parlare. Avevo di fronte me stessa e lei mi guardava. Era vestita e parlava in modo strano. Io non capisco. Ma se ti allontani da sola rischi di finire in pericolo. Vaffanculo, Daniel. Io contavo su di te. È così assurdo. Questa donna, quella che mi assomiglia, l'hanno portata via come se fosse una criminale. Merda. Andiamo via subito. Concordo. Ehi, guarda qui. Si ritiene che la bambolina qui esposta fosse appartenuta in origine a una bambina di fine 600. Inquietante. Merda, forse ho capito. La bambola che manca deve essere la stessa che aveva la bambina. Tu dici? Mi sembra strano. Strano. Questo posto è una vera galleria degli orrori. Non voglio restare un minuto più del dovuto. No, neanch'io.
Vieni, qui si esce. Oh, salve. Per caso la situazione si è fatta più chiara? Quella cosa, o come definirla, persiste nel tormentare Angela, senza sosta. Voglio augurarmi che stia bene. Ah, un'altra occasione persa di armare l'infelice scolaresca con qualcosa di utile. Servirebbe una maggiore attenzione. Basta con le distrazioni. Ma voglio rendermi utile, offrendo un piccolo aiuto. Vediamo un po', come potrei spiegarlo. Ciascuno di noi ha i suoi demoni, che sono intimi e personali, e che spesso nascono dal rimpianto. Concludo adesso con le sagge parole di un grande drammaturgo irlandese che un tempo conobbi, credo a Parigi, ma certo. Mai giudicare qualcuno troppo presto. Ogni santo ha un passato, ogni peccatore ha un futuro. È soltanto una bambina. A risentirci presto.